dire che cos'è il Comitato Unico di Garanzia, che molto più semplicemente si sente spesso nominare con l'acronimo di CUG, ed è un comitato che è costituito all'interno delle amministrazioni pubbliche. C'è stata una direttiva che ne ha sancito l'esigenza della nascita nelle strutture e nelle amministrazioni pubbliche, quindi anche l'azienda US di Ferrara ha un comitato unico di garanzia, in questo momento da me presieduto, ed è un comitato che è paritetico. E cosa significa? Significa che include le stesse rappresentanze di tutto il personale dirigente del comparto, sia in termini aziendali, ma anche in termini sindacali e di genere. Quindi, come potete vedere, è uno strumento. Anche questo, come il bilancio di genere, che l'azienda ha a disposizione per rendere chiaro e intelligibile le diverse anime e componenti che formano l'azienda. Sicuramente il CUG, che legame ha con il bilancio di genere? Il CUG ha diversi compiti, ha compiti propositivi, ha compiti consuntivi e di verifica. Fra i compiti propositivi c'è proprio anche quello di proporre tematiche vicino a due elementi, a due ambiti in particolare. Uno che è il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i professionisti e di tutti, quando dico tutti i professionisti intendo di genere, ma anche ad altre peculiarità che può essere legata all'età di questi professionisti, può essere legato al percorso professionale di questi professionisti. E parallelamente, accanto all'attenzione al benessere appunto dei lavoratori e delle lavoratrici, c'è anche un contesto, l'esigenza di valutare un contesto che sia privo comunque che tuteli la presenza di discriminazioni, allo scopo di garantire le opportunità, le pari opportunità per tutti. Ed è qui l'aggancio che c'è con il bilancio di genere, perché il bilancio di genere ovviamente è uno strumento che è di chiara sensibilità verso le politiche per le pari opportunità aziendali. È uno strumento che l'azienda, nella persona della direttrice generale, ha fortemente voluto, tanto che è stato inserito nel piano per le azioni positive, che non è altro un documento propositivo che tutti i comitati unici di garanzia devono effettuare, proprio per darne la valenza e l'importanza nell'ottica delle pari opportunità. Sicuramente l'avete visto, la dottoressa Foglino ce l'ha raccontato, le differenze di genere sono presenti tutt'oggi e ancora nella nostra organizzazione. Principalmente, così come è stato detto, è stato detto prima, la parte economica ancora oggi rappresenta un gap importante fra il genere maschile e femminile, ma se pensiamo anche ad altri ambiti che impattano di più con la vita privata, indirettamente, perché se guardiamo il numero di donne che chiedono dei permessi, ovviamente sono molto più elevate, si arriva al 95% rispetto ai maschi, così come vi è una preponderanza del genere femminile fra coloro che chiedono il part-time. Questo significa che c'è un impatto anche nella vita extralavorativa importante, che ovviamente si ripercuote poi nella carriera stessa delle donne, perché sono probabilmente più impegnate in ambito extralavorativo e quindi familiare.